Oggi proviamo a fare un cestino di feltro, da metterci le caramelle, da metterci un vasetto di fiori. Ecco, allora incominciamo. Allora, l'occorrente è un pezzo di feltro, poi ho fatto un modellino, questo è il petalo e questo è il piano sotto. Allora, il petalo è 16 cm di altezza e alla base qui in fondo deve essere di 4 cm, mentre invece il piano sotto è di 16 cm. Quando ho disegnato le taglio e vengono fuori i petali così, 5, 1, 2, 3 e 5, vanno cuciti 9 cm tutti i petali uno con l'altro in questa maniera, ecco, vanno cuciti per 10 o 9 cm. Così e così. Sta rifinendo la ruota con un punto festone, che volendo si può abbellire con un punto festone per dare colore, per dare, ecco, sul secondo il cestino che colore ha, e si può fare il punto festone sulle foglie e sul cerchio di sotto per abbellire. Questo a gusto nostro. Ognuno lo fa come gli piace, insomma, ecco. Comunque il lavoro finito è questo, con la base un pochino più, ecco. Il lavoro finito sarebbe questo. Si può fare anche due colori, volendo. Adesso arriva Natale, si può abbellire con qualcosa che riguarda il Natale, ossia qualche perla, un fiocchetto, e poi ci metti dentro un regalino, quello che vuoi regalare, o una piantina grassa o una collanina, o è confezionato, viene un bellissimo regalo per Natale. Ok? Ciao! Ciao! Da Rosella e Lina!